Sono Ginger, sono tornato da poco da Londra. È stato paradisiaco. Ho preparato qui i vestiti, quelli fighi, per il viaggio, un mini zainetto in cui ho messo i miei averi essenziali e in cui metterò i track. Mi porto via i miei track, mi compro una bella tavola nuova e mi prendo un setup figo da skateare lì, a London. Allora, prima ancora di andare a Londra, già sentivo che mi attirava tantissimo come città, proprio per le occasioni che offre e per di più una città che vive sia lo skate che la musica, che sono le mie passioni principali, le vive proprio come all'ordine del giorno. Fai un ollie a 30 cm da una persona, non ti dice niente. Di cosa state parlando? Ace. Scarpe. Ace. Di scarpe? Riducete le uccide. Le uccide se non lasciate i vostri bagagli a bordo. Per allacciare la cintura di... Mi ha sempre attirato come città Londra perché amo le città. Amo le città, la follia. E Londra è una città, è la prima vera metropoli del mondo, che è la città in cui è nata la metropolitana, da cui metropoli, quindi Londra è la prima metropoli. Vai in una mega città e ti aspetti un po' hai il timore anche di salire sopra la tavola in uno skate park lì. Il giorno in cui siamo arrivati siamo andati a South Bank, appunto, e io mi aspettavo centinaia di skater, tutti super mega forti. Invece non è niente vero. Paradossalmente i più forti li eravamo noi quel pomeriggio. Slam City Skates, per chi skata, è una meta che equivale a un museo per uno storico. Devi entrarci, devi passare, anche solo fuori dalla vetrina, ma io consiglio di entrare perché ci sono delle tavole autografate dentro dai pro, cioè da pro che attualmente qualcuno di loro nemmeno esiste più, ok? Quindi è la storia, cioè Slam City è il museo dello skate a Londra. È pieno. Ci sono passati tutti. Quando entri dentro quelle quattro mura, ti emozioni. Yuri si è commosso a vedere la tavola di Pretty Sweet autografata dagli skater di Pretty Sweet. Si è girato, mi ha guardato negli occhi e stava piangendo. Non l'ho filmato, ma avrei dovuto filmarlo. Poi lì abbiamo incontrato Ale, un ragazzo che abitava vicino a casa mia, con il quale ho cominciato a skateare da giovane. Ora lui vive lì a Londra, quindi skata lì, ha la sua vita lì, il suo lavoro. È stato strano vederlo in quel contesto perché non era più casa nostra. E ci ha fatto da guida, ci ha portato negli spot di Londra. È diventato più forte. È diventato molto più forte. Quando arrivi in uno skate park nuovo, soprattutto straniero, quindi anche con il timore di essere giudicato da persone che non ti hanno mai visto, che non sanno come skati, che non sanno qual è il tuo livello. Sì, fa un po' paura all'inizio, ma in realtà scopri che cos'è che conta? Conta skatare, perché alla fine è una passione che abbiamo tutti in comune. Quando sei dentro uno skate park, sai che la passione in comune è lo skate e non è come fai skate, è lo skate e basta. Quindi
Quindi che sia una persona forte quella che ti si pone davanti o che sia una persona meno forte di te, non importa, si è tutti allo stesso livello. Poi ognuno ha le sue chicche, ognuno ha il suo trick bello, come ognuno ha il suo trick più semplice che gli viene meglio, come ho fatto io. Sono andato a fare il mio più semplice e l'ho portato a casa insieme ai complimenti alla fine. Tra gli spot in cui ci ha portato Ale, ci ha fatto vedere questa scalinata enorme e lì sul momento io gli ho detto: fammi vedere qualcuno che se l'è skateata, e lui ci ha mostrato il video lì, cioè eravamo lì, ok? E anche solo guardarlo da sopra faceva paura, ma proprio paura, e quel ragazzo ci ha saltato così. Quando skati non è importante avere milioni di trick. Sì, è bello, sei forte, quando ne fai tanti sei indubbiamente forte e vuol dire che hai un controllo della tavola e una capacità elevata. Ma anche avere quei pochi tuoi trick, che sai che ce li hai sicuri, li fai bene, con stile. Vai a Londra e porti il tuo trick, che è il tuo per eccellenza, che solo tu, cioè non solo tu sai fare bene, che tu sei sicuro di saper far bene, è come una firma. Lasci la tua firma su quella struttura e dici: io sono stato qui. È come per i graffittari fare la tag su un muro, dire: io sono passato di qui. Noi non possiamo taggare, noi facciamo il nostro trick del cuore in quella struttura. È quello il figo dello skate. Comunque lo skate che stavo montando prima è la tavola che mi sono portato a casa da Londra. Questo è il mio souvenir. Andiamo a skateare? Ciao! Ciao! Sol d'alba, è già sul sole, è un bel po'.